Non importa tutta l'esperienza che si possa avere, ma non mi prendono e mi sono sentita dire per due volte nello stesso giorno in due colloqui: lei è troppo vecchia. È questa la frase che la signora Rita continua a sentirsi ripetere durante i colloqui di lavoro. Anche maleducatamente, oltretutto, perché non mi sembra il modo di esprimersi. Però non trovo lavoro, non mi rispondono per l'età. E poi c'è proprio chi mi dice: lei è troppo vecchia. Rita ha 62 anni, 63 tra pochi giorni, come precisa lei stessa, ancora troppo giovane per la pensione, ma soprattutto con ancora una gran voglia di lavorare. Il problema è vivere se una è da sola, perché non ho più genitori, non ho figli, non ho fratelli, non ho sorelle, in qualche modo devo vivere. E come si fa? È quello che mi sto chiedendo. Ogni tanto dico: vado a fare un furto, così mi mettono in galera e mi mantengono. Rita oggi è disoccupata, ma per anni è stata impegnata nel settore delle vendite con un curriculum di tutto rispetto. Il mio appello è che qualcuno non guardi l'età, ma guardi l'esperienza, anche perché ho un'esperienza tale che posso insegnare alle nuove leve, se non altro a imparare a vendere. Ho iniziato a 18 anni suonando i campanelli per Euroclub, vendendo porta a porta, fino a vendere proprietà immobiliari a Santo Domingo. Quindi è tutto quello che c'è nel mezzo: ho venduto abbigliamento, ho venduto fossili, minerali, ho venduto gioielli, ho venduto libri, tutte le volte facendo corsi su uno specifico prodotto, quindi posso insegnare a vendere a tutti i livelli.